Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara. In apertura i dati sul Covid. Rispetto a ieri in Abruzzo si registrano 241 nuovi casi di età compresa tra i 3 e i 94 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 8 nuovi casi e sale a 1526. I positivi con meno di 19 anni sono 37. Nuovi casi di decessi, 3 riguardano la provincia di Chieti, l'età compresa dei deceduti è compresa tra i 47 e i 101 anni, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi. Salgono di 438 i dimessi o guariti, mentre scendono di 205 gli attualmente positivi. Sono stati eseguiti 3.062 tamponi molecolari e 4.288 test antigenici con tasso di positività al 3,3%. Salgono di 4 unità, attestandosi a 491 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre sono 51, 2 in più rispetto all'altro ieri, con 5 nuovi ricoveri, quelli in terapia intensiva. Gli altri 10.207, 211 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Servizio civile universale con l'Unione Nazionale Enti Culturali a Bussi sul Tirino apre le selezioni per 2 volontari da impegnare presso il comune. Possono partecipare al bando giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. Il servizio civile universale è un'opportunità riservata ai giovani che saranno impegnati fino ad un anno in progetti di rilevanza sociale e culturale. L'esperienza è retribuita con un compenso pari a €439,50 al mese. La scadenza per inoltrare le domande è fissata al 15 febbraio alle ore 14. Via libera alla costruzione nelle viscere del Gran Sasso di un innovativo esperimento alla scoperta del lato oscuro dell'universo. Si chiama Cosinus e darà la caccia alla materia oscura che forma circa un quarto del cosmo e la cui natura è ancora misteriosa. Sarà realizzata nei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, luogo ideale per lo studio dell'universo grazie alla schermatura naturale delle radiazioni garantita dai 1400 metri di roccia del massiccio appenninico. La costruzione dell'esperimento, frutto di una collaborazione tra Germania, Italia, Austria e Cina, avverrà nel 2021. L'inizio dell'attività scientifica è atteso nel 2022. La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato una delibera che autorizza l'Agenzia di Protezione Civile a stipulare una nuova convenzione con la ASL Avenzano sul Mona L'Aquila per realizzare la centrale 118 presso l'ospedale San Salvatore di L'Aquila. Si sblocca così l'iter per realizzare un'opera attesa da almeno un decennio, quando la generosa contribuzione della Regione Emilia-Romagna mise a disposizione dei fondi per la ricostruzione a seguito del sisma. Fondi rimasti bloccati e inceppati per anni nei gangli della burocrazia e della carenza delle risorse, a fronte di un progetto che vide moltiplicarsi i costi anno dopo anno, rendendone impossibile l'attuazione. Su mia sollecitazione, la ASL competente ha riavviato la procedura e modificato il progetto, per il quale, oltre ai 2.100.000 euro garantiti dall'Emilia Romagna, saranno destinati i residui 1.984.000 euro della donazione della Banca d'Italia, frutto del ribasso d'asta della realizzazione dell'ospedale Covid di Pescara. Con poco più di 4 milioni di euro sarà costruita la centrale 118 con annessa pista di atterraggio per elicotteri ed hangar di ricovero, opera la cui esigenza con l'emergenza Covid è divenuta assolutamente pressante. Ringrazio il presidente Bonaccini che ha seguito personalmente con il sottoscritto la vicenda, ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.
Le ultime novità normative prevedono la possibilità per i genitori di figli le cui scuole vengono chiuse per contrastare il coronavirus di usufruire di permessi retribuiti al 50% solo se le scuole si trovano in zona rossa e i figli frequentano seconda o terza media. Non è previsto nessun permesso invece se non vi è l'istituzione della zona rossa, ma le scuole vengono comunque chiuse. Per usufruire dei permessi, inoltre, la zona rossa dovrà essere istituita direttamente dal Ministero della Salute. Sono Carmine Ranieri, segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, e Mirko D'Ignazio, coordinatore INCA CGIL Abruzzo e Molise, a spiegare questa anomalia che, dicono, sta generando enormi problemi a migliaia di lavoratrici e lavoratori di molti comuni d'Abruzzo e Molise. La chiusura di tutte le scuole, comprese quelle dell'infanzia, elementari e medie, che in questi giorni stanno disponendo alcuni sindaci, come a Pescara, si sta rivelando dunque un dramma, dicono i sindacalisti, per coloro che hanno figli con meno di 14 anni e devono comunque andare a lavorare. Drammatica è anche la situazione di chi vive nei comuni e nelle zone in cui la zona rossa è stata istituita dalla regione, come in 3 comuni tiatini e 27 molisani. Qui al danno, dicono ancora i due sindacalisti, si aggiunge la beffa perché neanche in questo caso si ha diritto ai permessi. Anche a Pescara oggi sarà celebrato il giorno del ricordo, istituito con legge nel 2004 e dedicato all'esodo di istriani, fiumani e dalmati e alle vittime delle foibe. Il programma ufficiale della commemorazione, d'intesa con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è articolato tenendo conto delle norme anti-Covid e del divieto di assembramenti e cortei. Alle 10.30 nella Chiesa dello Spirito Santo la celebrazione della Santa Messa, alle 11.15 in Piazza Martiri Giuliano Dalmati la deposizione di una corona d'alloro e l'omaggio alle vittime delle foibe da parte del sindaco Masci e del presidente del Consiglio Comunale Antonelli, alle 11.30 in Piazza Italia l'omaggio alla memoria di Norma Cossetto, alle 12 sul canale YouTube del Comune di Pescara, quell'Italia al di là del mare, spettacolo recital del Florian Metateatro a cura di Giulio Basel. E oggi è la giornata del malato, sul tema uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Ci saranno nella cappella ospedaliera dell'ospedale di Pescara alle 16.30 il Santo Rosario con il messaggio del Papa e alle 17.30 la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. La centrale unica per la gestione delle maxi emergenze all'Aquila diventerà realtà grazie all'impegno del presidente Marsiglio e di questo governo regionale, lo dichiara l'assessore regionale alle aree interne, l'Iris. È stata sbloccata una situazione che veniva da anni di paralisi, su cui esistono precise responsabilità, accusa l'Iris. Ciò che conta ora, però, aggiunge, è che la Regione, di concerto con il Comune di L'Aquila, è riuscita a centrare l'obiettivo, anche la decisiva collaborazione dell'Emilia-Romagna. E rispetto appunto c'è la realizzazione del Pescara Calcio per quanto riguarda il campionato di Serie B, nel senso che il Pescara, fanalino di coda, ha frenato la capolista Empoli. La 22esima giornata dunque di Serie B non ha risparmiato sorprese, proprio a partire dalla sfida del Castellani con l'Empoli, che addirittura è andato sotto, è stato rimontato e poi terminato la partita sul 2-2 contro il Pescara, che era andato in vantaggio al sesto con il gol di Busellato. Poi c'era stata la rimonta dell'Empoli, che si era portato sul 2-1, ma al 79esimo Machin, dopo aver sbagliato un calcio di rigore sulla ribattuta proprio del portiere, ha ribadito in rete per il definitivo 2-2. Il Pescara è ancora in fondo alla classifica con 17 punti, ma senz'altro una boccata d'ossigeno che fa anche morale. Siamo al meteo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna e sull'Alto Sangro, con possibili rovesci localmente di moderata intensità accompagnati da raffiche di vento. Parzialmente nuvoloso con ampie schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con forti venti di libeccio e raffiche localmente
superiori a 70-80 km orari. Tra la mattinata e il pomeriggio non si escludono rovesci in sconfinamento verso il settore adriatico, dove tuttavia prevarranno le schiarite e le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Abbiamo chiesto ai bambini.